Ben ritrovati a tutti. Sento molto spesso parlare da tante persone, in TV, sui social, su internet in generale, dell'importanza di essere qui e ora, per vivere bene, per vivere serenamente. Tanti libri, video che insegnano tecniche per abituarsi ad essere qui e ora. Tutte queste tecniche, se possono servire a qualcuno ad accedere per alcuni secondi o minuti a questo stato mentale senza pensieri, appunto il qui e ora, alla lunga si dimostrano inefficaci, non funzionano perché non riescono a mantenerlo nella quotidianità. Perché accade questo? Perché per vivere serenamente, per essere, rimanere qui e ora, non è affatto facile come potrebbe sembrare. Non bastano queste tecniche, tecniche da mettere in pratica per pochi minuti, occorre ben altro, occorrono delle basi psicologiche, una forza interiore che deriva da una base sicura interiore, che a sua volta deriva dalle buone relazioni sperimentate a partire dall'infanzia e anche nella vita adulta, relazioni rispettose, accettanti, appaganti affettivamente. È da queste buone relazioni che scaturisce la serenità, la base sicura, la fiducia negli altri e nel futuro, quella che poi permette di vivere il qui e ora serenamente, senza inutili preoccupazioni, e rimanere qui e ora nella quotidianità. In alternativa, o insieme alle buone relazioni, per favorire questa base sicura, alcune ricerche hanno individuato la fede. La fede con la F maiuscola, cioè la fiducia nell'aldilà, in una dimensione superiore, insomma, spirituale, in Dio, insomma. Quando c'è questa fiducia di base negli altri, o proprio in Dio, solo allora si riesce ad essere e restare qui e ora, perché non ci si preoccupa più troppo del futuro, di ciò che accadrà o potrebbe accadere, ma ci si focalizza e si riesce a restare focalizzati solo su qui e ora, su quello che c'è ora, confidando nel fatto che in questo modo tutto andrà bene. Tutto andrà per il meglio, nel miglior dei modi possibili. Ecco perché in Oriente vengono praticate le tecniche di meditazione che abituano la mente alla ricerca del qui e ora in un contesto religioso, abbinate cioè alla ricerca della propria dimensione spirituale, vedi meditazione zen, per esempio. Purtroppo nel nostro modello di società, specialmente nelle società occidentali, non sempre c'è questa fiducia negli altri, perché scarseggiano sempre di più le buone relazioni, e ho fiducia in una dimensione spirituale. Sempre meno, sia di buone relazioni che di spiritualità in questa società. Infatti, in questa società le persone sono sempre più sole. Il paradosso delle megalopoli moderne è che ci sono milioni di persone in pochi chilometri quadrati e sono comunque sole. La solitudine a cui mi riferisco non si limita alla frustrazione del desiderio di avere qualcuno vicino, non basta. Perché si può essere soli anche in mezzo a tanta gente, come accade nelle grandi città. È un male sottile che si è insinuato dentro molte persone e ha occupato ogni aspetto di questa società. È il mondo incontrollato dei social, Facebook, Instagram, dove l'io si nasconde dietro una maschera. Tanti amici, tanti follower, tanti contatti, ma si resta fondamentalmente soli. Dentro non c'è un contatto diretto, per non parlare del posto di lavoro, specie delle grandi aziende, dove il lavoratore è solo con se stesso, si percepisce senza valore come un ingranaggio insignificante. In Italia, secondo i dati Istat del 2022, oltre 1 milione di persone afferma di essere soli, di non avere nessuno su cui poter contare veramente. E una persona su tre dichiara di sentirsi ancora più sola di prima della pandemia. Il nostro paese è sempre più spopolato, è sempre più anziano e con famiglie sempre più piccole, il numero medio dei componenti di una famiglia è sempre più piccolo. Milioni di persone sono destinate a vivere da sole nei prossimi anni. Aumenterà anche quello che alcuni sociologi chiamano la solitudine a due ma comunque coppie sole, le coppie con figli che oggi sono circa un terzo delle famiglie totali. Nel 2041 si prevede che diventeranno meno di un quarto. Nel Regno Unito, nel 2018, è stato istituito il Ministero della Solitudine, incaricato di risolvere i problemi sociali legati alla solitudine. La solitudine può far male, non solo a livello emotivo, ma anche fisico, perché isolarci può provocare grossi disagi che si ripercuotono sul nostro corpo e quindi sulla nostra salute, le malattie psicosomatiche, eccetera. Perciò io insisto sia in questo corso che anche in studio in ambito psicoterapico sull'importanza di aumentare le buone relazioni, anche in ambito di gruppi di incontro, di gruppi di autoaiuto e anche dell'importanza di coltivare la propria dimensione spirituale.